Iniziamo a risolvere un circuito in corrente continua mediante la semplice metodologia che possiamo chiamare della semplificazione, cioè dall'osservazione del circuito, dall'individuazione dei resistori in serie parallelo presenti nel circuito, la loro sostituzione con le rispettive resistenze equivalenti, fino a ridurre il circuito a una forma, una struttura la più semplice possibile, che ci consentirà poi, applicando la legge di Ohm o le altre osservazioni che faremo sul circuito, per determinare tutte le grandezze elettriche presenti nello stesso. Consideriamo un circuito di esempio come questo. Diamo dei valori alle varie grandezze come dati, supponiamo di conoscere il valore della tensione del generatore e che questa sia 25 volt, diamo valori alle resistenze R1 sia 5 ohm, R2 sia 30 ohm, R3 sia ancora 30 ohm, R4 10 ohm e l'ultimo resistore R5 di resistenza 20 ohm. Quindi strutture del circuito e dati che conosciamo. Supponiamo di voler determinare tutte le grandezze elettriche che non conosciamo del circuito stesso. Cerchiamo di applicare nella soluzione del circuito tutte le metodologie descritte fino a questo punto del corso. Quindi iniziamo ad esempio con l'identificare i punti caratteristici del circuito. Vi ho detto che solitamente ci si limita ai nodi del circuito, però in questo primo esempio, così come in molti dei successivi che faremo, evidenziamo tutti i punti caratteristici in modo da vederne l'evoluzione nei vari passaggi. Partiamo dal terminale A, terminale B, C, D, E ed F. Abbiamo proceduto in senso orario, dando una lettera a tutti i terminali dei bipoli. Se vogliamo determinare solo i nodi, dovremmo riconoscere i nodi presenti nel circuito, quelli corrispondenti al punto B e al punto E, nella quale risultano convergenti più di due rami del circuito stesso. Se vogliamo identificare i rami del circuito, ricordiamoci che i rami sono i tratti che congiungono due nodi senza avere nodi intermedi lungo il loro percorso. Quindi, avendo identificato i nodi come B ed E, allora vediamo che un ramo è sicuramente quello che sempre da B ad E passa attraverso il generatore, la resistenza R1 e la resistenza R2. Un altro ramo, sempre da B a E, è quello che passa attraverso la resistenza R3. L'ultimo ramo è sempre da B a E, che passa per R4 e per R5. A questo punto sappiamo che in ogni ramo scorre un'unica corrente. Andiamo a identificare le tre correnti, quindi nei tre rami. Nell'attribuzione del verso ricordiamoci di osservare prima il circuito e vedere se ci sono dei motivi, degli elementi che ci indicano un verso da preferire rispetto agli altri. In questo circuito questo fatto è determinato dal generatore di tensione VG, che sappiamo per la convenzione dei segni dei generatori, quindi dei bipoli attivi, ci porta a identificare la corrente come uscente dal morsetto identificato con il più della tensione del generatore. Quindi indichiamo con una freccia, poi abbiamo gli altri due rami, per adesso indichiamo semplicemente le frecce e poi gli diamo anche un nome a queste correnti. Da B ad E attraverso le tre indichiamo una corrente, scelgo a piacere il verso dall'alto verso il basso. Nell'altro ramo
scelgo il verso opposto, non ho motivo per preferire l'altro, e quindi dal basso verso l'alto. Diamo dei nomi, ad esempio questa sia la IA, questa sia la IB e questa sia la IC. E abbiamo identificato tutte le correnti del circuito. Passiamo adesso a identificare le tensioni rispettando la convenzione dei segni per i bipoli passivi per tutti i resistori, quindi metterò il più della tensione dove entra la corrente nel resistore, quindi per R1 più verso l'alto e questa sarà la V1, per R2 più a sinistra e sarà la V2, per la R3 il più verso l'alto e questa sarà la V3, per la R4 il più a destra e sarà la V4, per la R5 il più a sinistra e sarà la V5. In questo modo abbiamo identificato tutte le grandezze presenti nel circuito. Procediamo adesso con la semplificazione che vi dicevo. Cerchiamo bipoli in serie o in parallelo. Ricordiamoci le definizioni. Sono in serie bipoli presenti sullo stesso ramo, attraversati quindi dalla stessa corrente. Sono in parallelo bipoli collegati fra gli stessi due nodi e quindi che presentano la stessa tensione ai loro capi. Se osserviamo il circuito, vediamo che la R4 e la R5 che si trovano sul ramo dove scorre la corrente IC, appunto essendo su quel ramo, essendo quindi interessate dalla stessa corrente, saranno tra di loro in serie. Quindi possiamo ridisegnare il circuito sostituendo alla R4 e R5 in serie la loro resistenza equivalente, che se ricordiamo appunto la definizione di resistenza in serie, sappiamo che il suo valore è dato dalla somma delle due resistenze in serie. Quindi R6 sarà dato come resistenza equivalente ad R4 più R5, quindi 10 più 20 uguale 30 ohm e sarà la nostra R6. Ridentifichiamo nel circuito tutto ciò che non è cambiato e vediamo le eventuali variazioni. Il resto del circuito rimane inalterato, quindi riprendiamo anche i nostri punti A, B, F ed E. Notiamo che nel circuito ormai i punti C e D, che poi in realtà sappiamo bene essere un unico punto in quanto c'è solo un tratto grafico di collegamento fra C e D, comunque, quell'unico, quei due punti come vogliamo, in questo circuito dove abbiamo sostituito la serie con la resistenza equivalente, non sono più visibili, sono come dire assorbiti all'interno della R6. Continuiamo a disegnare ciò che non è cambiato, ovviamente non sono cambiate le correnti nei rami del circuito, quindi la corrente nel primo ramo, quella erogata dal generatore, deve e continuerà a essere la IB. La IA nel ramo centrale R3 e la IC continuerà a essere presente nel ramo dove in origine avevamo la R4 e la R5 sostituita dalla R6 in parallelo. Adesso segno semplicemente i segni delle tensioni che non sono cambiati per risparmiare un po' di tempo. Vediamo che aggiungiamo come unica annotazione, perché non presente prima, la V6, che adesso è presente ai capi di R6, rispettiamo sempre la convenzione sui segni, quindi il segno più della V6 dove entra la corrente IC, la V5 e la V4 del circuito originale ovviamente non sono più visibili in questo primo circuito equivalente in quanto assorbite dalla R6.
R6. Ancora non siamo in grado di determinare immediatamente grandezze elettriche, proseguiamo nella nostra semplificazione, osservando in questo momento che R3 ed R6 sono presenti su due rami collegati allo stesso nodo e quindi sono tra di loro in parallelo. Possiamo a questo punto sostituire quindi la resistenza equivalente per la R6, chiamiamola R7, vedete, anzi, procediamo per ordine. Prima ridisegniamo ciò che non è cambiato, il punto A è rimasto lo stesso, il punto F è rimasto lo stesso, il punto B e il punto E sono ancora visibili, sono ai capi della R7, corrispondono ai punti ai cui capi erano presenti le due resistenze in parallelo. La R7 così determinata, data dal parallelo di R3 e di R6, sappiamo essere in generale l'inverso della somma degli inversi, che nel caso di due resistenze diventa semplicemente il prodotto diviso la somma, che nel caso ancora più particolare di due resistenze in parallelo, la R3 e la R6, entrambe di stesso valore 30 ohm, il risultato del parallelo sarà semplicemente una resistenza il cui valore è la metà di quelle originali uguali in parallelo. Continuiamo a indicare ciò che non è cambiato nel circuito. Ovviamente non è cambiata la corrente IB che eroga il generatore, che è quella che scorre anche nelle resistenze R1 ed R2, così come ovviamente scorreva nel circuito equivalente di un passo precedente e nel circuito originale. Quindi, siccome sono tutti circuiti equivalenti, questi l'equivalenza significa proprio che per i componenti non interessati alle semplificazioni che via via andiamo facendo, non devono cambiare le loro grandezze elettriche, tensioni e correnti. Quindi l'IB continuiamo a averla visibile e presente nel circuito, invece l'IA e l'IC non sono più visibili in quanto assorbite nel ramo dei precedenti due rami in parallelo dall'unica resistenza R7. Segniamo ancora le tensioni rispettando le convenzioni, quindi la V1, la V2 e indichiamo la, diciamo, nuova V7 ai capi di R7 rispettando la convenzione sui segni, quindi col più verso il basso. Ultimo passo della semplificazione, ormai il circuito è molto semplice, un'unica maglia, tre resistenze percorse dalla stessa corrente IB, quindi tre resistenze tra di loro in serie. Il circuito lo possiamo ulteriormente semplificare, semplificando appunto le tre resistenze in serie nell'unica resistenza equivalente R8, che sappiamo sarà data dalla somma delle tre resistenze in serie R1 più R2 più R7, quindi abbiamo 5 ohm più 30 ohm di R2 più 15 ohm di R7 e abbiamo complessivamente 50 ohm di resistenza equivalente. Se continuiamo a identificare i punti del nostro circuito, qua continuiamo a avere soltanto il punto A e il punto B, i due capi del generatore, mentre F ed E non sono più visibili e presenti in quanto, come dire, interni alla serie R1, R2 e R7, quindi assorbiti dalla resistenza R8 nella rappresentazione grafica. Cosa continuerà a non cambiare? Sarà sempre per l'equivalenza che vi dicevo
la corrente IB erogata dal generatore. Vedete che per il generatore in tutti i circuiti equivalenti le cose non cambiano, ovviamente non cambia la sua tensione, ma non cambia neanche la corrente che lui eroga, essendo i circuiti tutti equivalenti. A questo punto la tensione ai capi di R8, rispettando le convenzioni, quindi la IB entrante nel segno più, sarà questa. Eccoci arrivati a una configurazione del circuito semplicissima in cui abbiamo un'unica resistenza con la corrente e la tensione ai suoi capi. Quello che andiamo ad applicare non è altro che la legge di Ohm per la R8 per la determinazione della corrente IB nel circuito. Quindi ricordiamoci, la legge di Ohm mi dice che la corrente IB che scorre nella resistenza R8 sarà dato dal rapporto fra la tensione V8 e la resistenza R8. Ricordiamoci, la IB è la corrente nella R8, quindi è la corrente entrante nel resistore. La legge di Ohm è applicata al singolo resistore, quindi io devo osservare il resistore, osservo il resistore, individuando corrente nel resistore, tensione ai capi del resistore e il valore della resistenza stessa. La legge di Ohm mi dà la relazione che esiste fra queste grandezze. Nel procedere, adesso, notiamo che la V8, siccome il punto A, che è un capo del resistore, e il punto B, che è l'altro capo del resistore, vedete, questi sono solo tratti grafici di collegamento, quindi A e B sono sia i due capi del generatore di tensione, ma corrispondono anche ai capi del resistore R8. Quindi la tensione ai capi di R8 sarà di valore uguale a quella del generatore. Poi coincidono anche i segni, il più del generatore, vedete, coincide con il più che abbiamo attribuito alla V8 rispettando la convenzione sui segni, quindi la coincidenza anche dei segni mi garantisce che la V8 è esattamente uguale alla VG se per eventuali scelte fatte non fossero stati concordi, semplicemente avremmo scritto che V8 era uguale a meno VG, se il segno di V8 per qualche motivo qua invece che più riportasse il segno meno. In questo caso invece coincidono, quindi non abbiamo questo problema. Poi, avendo rispettato la convenzione sui segni, la legge di Ohm ha espressione positiva, quindi è tutta scritta con segni positivi. Andiamo a sostituire: VG è 25 volt, R8 l'abbiamo calcolata è 50 ampere, quindi la corrente sarà 0,5 ampere nella resistenza R8. Diciamo che avete visto, abbiamo fatto un percorso dal circuito di partenza, via via semplificazioni, fino a un circuito finale che ci consente di determinare le prime grandezze elettriche nel circuito. Quindi abbiamo fatto, come dire, un percorso che ha seguito questo andamento dal circuito più complicato, diciamo così, quello di partenza completo, via via circuiti più semplici fino a quello finale. Adesso si tratta di risalire, come dire, il percorso fatto a ritroso e riportare nei circuiti precedenti via via le grandezze che abbiamo trovato partendo dal circuito finale. Facciamo quindi questo percorso inverso. Ritorniamo al penultimo circuito. Che cosa conosciamo in questo circuito a questo punto? Conosciamo la tensione del generatore come dati, conosciamo i valori dei resistori, ma soprattutto abbiamo determinato il valore della corrente IB erogata dal generatore, che è quella che abbiamo calcolato nel passaggio precedente, calcolando con la legge di Ohm la corrente che scorre nel resistore, che è la stessa di quella del generatore, essendo presenti sullo stesso ramo del circuito. Quindi, conoscendo la IB, a questo punto noi possiamo applicare la legge di Ohm sui tre resistori di questo circuito per determinare via via le tre tensioni. Andiamo a farla. Per
per la R1 avremo che la V1 con il segno più che abbiamo indicato qua sarà uguale a R1 IB, corrente nella resistenza. Ricordatevi, legge di Ohm, concentriamoci sulla resistenza, osserviamo la tensione ai suoi capi, la corrente entrante dal più della tensione, quindi posso scrivere la legge di Ohm, R1 per IB, sostituiamo i valori 5 Ohm per 0,5 A uguale 2,5 volt. E abbiamo determinato la tensione V1 ai capi di R1 con questo segno più verso l'alto. Procediamo per l'R2, V2 ancora R2 IB, perché la IB è la corrente anche di R2, entra nel segno più, quindi legge di Ohm positiva, uguale la R2 vale 30 Ohm, sempre per 0,5 A, 15 volt la tensione V2. La V7 ai capi di R7, anche in questo caso legge di Ohm positiva, abbiamo rispettato la convenzione, la IB entra nel più della tensione V7 che sarà R7 per la I7 che abbiamo detto che è la IB, R7 vale, abbiamo determinata qua 15 Ohm per 0,5 A, sono 7,5 volt. E abbiamo completamente risolto il circuito, il penultimo circuito. Conosciamo tutte le correnti, che è l'unica IB, e tutte le tensioni del circuito. Quindi stiamo iniziando il nostro percorso a ritroso. A questo punto facciamo un passo ancora indietro nel circuito della prima semplificazione. Cosa conosciamo a questo punto? Conosciamo la corrente erogata dal generatore IB, conosciamo la tensione V1 ai capi di R1, conosciamo la tensione V2 ai capi di R2 e poi conosciamo la tensione indicata come V7 che sarà quella presente ai capi del parallelo R3 ed R6, facendo però un'osservazione subito sui segni. Vedete, il segno di V7 attribuito rispettando la convenzione al più in basso e coincide con il più in basso della V6, mentre invece la V3 presenta il più verso l'alto perché avevamo attribuito alla IA verso dall'alto verso in basso e quindi sempre nel rispetto della convenzione abbiamo giustamente attribuito il segno più della tensione ai capi di R3 rispettando il verso della corrente che avevamo attribuito all'inizio. Questa, come dire, opposizione di segni fra V3 e V6 non è assolutamente un problema nel momento in cui noi andiamo a rispettarla. Quindi V6 sarà uguale a V7 perché i loro segni coincidono e quindi abbiamo detto che V7 è 7,5 volt e quindi sarà anche V6 7,5 volt. Per la V3 nessun problema, il cambio di segno lo si riflette su un segno meno e quindi sarà meno 7,5 volt. Quindi la V3 meno 7,5 volt, la V6 più 7,5 volt, però siccome i loro segni sono opposti, vuol dire semplicemente che V3 e V6 sono uguali di valore. Il segno meno è dovuto semplicemente all'effetto, come dire, dell'identificazione dei terminali con i segni attribuiti. Nel momento in cui abbiamo V6 e V3, noi possiamo determinare le correnti in R3 e in R6, applicando la legge di Ohm. Quindi osserviamo prima R6, avremo che la corrente in R6, le abbiamo dato il nome IC, sarà data dalla legge di Ohm, IC sarà data da V6 diviso R6 e la legge di Ohm, vedete, la scrivo tutta positiva. Perché? Perché la corrente e la tensione, IC e V6, rispettano la convenzione dei segni. Quindi 7,5 diviso R6 che era 30, questo è 0,25 A. La IA
nella R3 la scrivo sempre con la legge di Ohm, sarà la V3 tensione ai capi di R3 diviso R3. Vedete, la legge di Ohm la scrivo positiva perché ho rispettato la convenzione, più tensione, corrente entrante. Adesso, quando andrò a scrivere il valore, però rispetterò il segno della V3 che ho trovato, quindi meno 7,5 diviso R3 che vale 30 ohm, mi dà ancora meno 0,25 ampere. Notate, l'uguaglianza di valore 0,25 ampere per lei C e per lei A, questo diciamo, è un caso, non c'è motivo per cui due correnti in due rami parallelo siano uguali, se non che sia uguale anche la resistenza. La tensione dei loro capi è ovviamente la stessa, a parte il segno che abbiamo detto, ma essendo uguali le due resistenze R3 e R6, verrà uguale anche il valore della corrente. Risolto completamente questo circuito, torniamo ancora un passo indietro. Torniamo nel nostro circuito di partenza, adesso conosciamo tutte le correnti, i B, i A e i C, conosciamo le varie tensioni a parte la V4 e la V5 in R4 e in R5 che però adesso possiamo determinare sempre con l'applicazione della legge di Ohm. Per la R4 l'applicazione della legge di Ohm mi dice V4 uguale R4 per i 4 che è la IC, Ohm, legge di Ohm scritta positivamente nel rispetto dei segni. Adesso la IC è 0,25, la R4 è 10, quindi è 10 per 0,25 sono 2,5 volt per la V4. Per la V5, analogamente, R5 IC, sempre positivo, abbiamo rispettato la convenzione, R5 è 20 ohm per 0,25, quindi saranno 5 volt. A questo punto ho praticamente determinato tutte le grandezze elettriche, le uniche cose che posso determinare, ne facciamo un esempio, poi lo lascio come esercizio da completare, le potenze, la potenza erogata dal generatore, ricordiamoci la tensione del generatore per la sua corrente erogata, VGIB, potenza erogata perché abbiamo rispettato la convenzione anche per il generatore, quindi sono 25 volt per la corrente IB, che è la prima che abbiamo determinato per 0,5 ampere, e quindi questi sono 12,5 watt di potenza erogata dal generatore. Vi lascio come esercizio quello di verificare che la potenza assorbita data dalla somma delle potenze assorbite dalla R1, dalla R2 dalla R3, dalla R4, dalla R5 sia uguale alla potenza erogata dal generatore. Ovviamente, come riflessione, potete
potreste verificare anche che in ogni circuito equivalente la somma delle potenze assorbite dai resistori presenti è uguale sempre a quella erogata dal generatore, che ovviamente non cambia in nessuno dei circuiti equivalenti.